Trivelle sì, trivelle no, mancano solo 4 giorni al referendum sulle trivellazioni, il primo nella storia d'Italia ad essere stato ottenuto dalle regioni dopo vari consigli regionali. Si vota il 17 aprile, un ripasso veloce, gli italiani potranno abrogare una norma o meno che consente alle società petrolifere di estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste italiane fino all'esaurimento del giacimento senza limiti temporali. No triv, lobby, petrolio, inquinamento, incidenti, rischi per l'occupazione, tasse, 17 aprile, votare, rinnovabili, questi tra gli hashtag più gettonati dalla rete. Il referendum avrà le solite regole, un solo giorno, i seggi che apriranno alle 7 e chiuderanno alle 23. Gli elettori che dovranno andare alla propria sezione indicata sulla tessera elettorale con tessere e documento di riconoscimento. Tutto come al solito, eppure si narra di un referendum che costerà agli italiani più di 300 milioni di euro. L'invito ad utilizzare lo strumento democratico del referendum arriva da più parti, dal mondo dello spettacolo, della cultura, dagli ambientalisti alla politica, a votare con coscienza perché è un'occasione unica per i cittadini di esprimersi su tematiche riguardanti il futuro del Paese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ha prima invitato all'astensione, lasciando infine liberi i cittadini, mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa sapere che andrà alle urne. Anche il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, seppur nell'ultimo periodo risulta assente sul tema, si era espresso unitamente a tutta la maggioranza nel Consiglio regionale per il sì. A tal proposito, sul tema si è pronunciato anche il consigliere regionale di maggioranza della Calabria Giovanni Nucera, che ha lanciato l'appello per il sì, invitando i cittadini a votare nel corso della trasmissione presso gli studi di Capo Sud Television Channel a merito di Porto Salvo, reddito minimo, una battaglia di civiltà. Il consigliere regionale Nucera ha promosso nella stessa giornata la conferenza Salviamo il nostro mare al Palazzo della Provincia di Reggio Calabria. Le statistiche indicano che solo un italiano su tre andrà a votare, facendo un veloce calcolo elettorale il quorum pare non sarebbe raggiunto e per vincere dovrebbe andare a votare la metà più uno. La redazione di Caposud Television Channel, al fine di sensibilizzare al massimo i cittadini sull'importanza del voto quale diritti e massima partecipazione alla vita democratica, ha programmato a breve una trasmissione con ospiti a studio sull'importante tema del referendum. Nella giornata del 13 aprile 2016 il comando di polizia locale di Melito di Porto Salvo, diretto dal capitano Antonio Onofrio Laganà, e la guardia costiera di Melito di Porto Salvo, diretta dal comandante Francesco Pirrello, hanno effettuato dei controlli all'interno del mercato rionale, che si svolge ogni mercoledì lungo il Viale della Libertà, riscontrando irregolarità commesse dai commercianti, irrogando sanzioni amministrative per un totale di 11.356 euro e mettendo sotto sequestro numerosa merce. Un cittadino senegalese di Reggio Calabria durante i controlli aveva messo in vendita abbigliamento contraffatto con marchi e segni distintivi falsi. 129 capi che imitavano marchi famosi come Prada, Gucci, Armani, Louis Jo, Alviaro Martini, eccetera. I controlli sull'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti alimentari senza le dovute autorizzazioni saranno intensificati per contrastare questa problematica che danneggia non solo i clienti e i consumatori, ma anche i commercianti irregolari. Problemi quelli del mercato settimanale di Viale della Libertà che si presentano da troppo tempo, dalla sporcizia abbandonata lungo la via alla sparizione dei bagni chimici e delle fontane che erano stati posizionati per i commercianti e per chi ne aveva bisogno. Non a caso forse il detto orecchie da mercante può essere più appropriato. Sarebbe un bene per tutti i cittadini e per la città dare una maggiore cura e attenzione all'ambiente e alla regolarità delle attività che vengono esercitate, permettendo anche a chi viene da fuori di poter apprezzare e ammirare le bellezze che la città ha da offrire. Platì è un comune complesso che merita un forte riscatto sociale e culturale, merita una guida seria, autorevole e innovativa. Con queste intenzioni Anna Rita Leonardi già da un anno ormai ha svelato le sue intenzioni e lavora sul territorio cercando un contatto diretto con i cittadini. È candidata a sindaco. Saprà rappresentare la fase nuova e di svolta per Platì? Mancano ancora gli schieramenti ufficiali in vista della prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale, ma non mancano le prime schermaglie per i repentini dietro fronte di presunti candidati e di chi si mette da parte per far posto ad altri. Da un lato quindi una certezza, la Leonardi, e dall'altro chi lavora sotto traccia e non si espone. Un modo questo, denuncia la Leonardi, di offendere i cittadini di Platì considerandoli pura merce elettorale.
Il consiglio elettorale è stato sciolto per ingerenze dell''ndrangheta 3 volte in 12 anni. L'ultima amministrazione comunale è durata solo poche settimane. Platì, paesino della Locride, è sinonimo di 'ndrangheta. 2000 anime nel cuore dell'Aspromonte, dove tutto è provvisorio. Strade, marciapiedi sconnessi, mura delle case. In questa provvisorietà colpisce più di tutto la credine degli abitanti nei confronti di uno Stato assente. A parte una caserma dei carabinieri, qui lo Stato non esiste. Le alluvioni che hanno afflitto il paese lo hanno lasciato in ginocchio con ferite non ancora rimarginate. Lo Stato è arrivato a Platì, come cita Costantino Belluscio nel suo libro La Calabria e lo specchio, alle 3 di notte, irrompendo nelle case e seminando morte e terrore soprattutto negli occhi dei bambini. Nessuna casa si è salvata. Certo, lo Stato deve combattere e debellare la criminalità, ma non può e non deve presentarsi sempre come Stato padrone in Calabria, ma deve anche essere soprattutto padre. Oltre che mostrare il pugno di ferro, serve per prevenire o reprimere attività criminali, dare segnali anche di attenzione. La regione, la provincia, la futura città metropolitana devono canalizzare interventi di sviluppo in modo da creare occupazione e restituire dignità a una popolazione già fortemente provata da decenni di assoluto abbandono. È stata veramente vergognosa anche l'attacco che l'onorevole Rossi Binde ha fatto al vescovo di Locri, una cosa veramente indegna, io la definisco indegna perché Rossi Bindi l'ha detto lei stessa che non capisce niente di mafia e se avesse un po' di dignità avrebbe dovuto rifiutare quell'incarico perché, come lei ha detto, è incompetente. Ma poi faccio anche una provocazione, cioè in questi anni c'è stata da parte della magistratura, a cui va tutto il nostro applauso, dobbiamo essere vicini perché rischiano veramente tutti i giorni la loro vita per garantirci una maggiore sicurezza e tranquillità, diceva, ha fatto una grande azione sul piano della repressione, però poi il procuratore nazionale Roberti fa una diagnosi e dice che l''ndrangheta è sempre più forte. Allora questo che significa? Significa che la repressione che ci vuole non è sufficiente, bisogna fare un'azione di prevenzione che non è stata mai fatta. Allora lancio una provocazione all'onorevole Bindi, facciamo una raccolta fondi, lei che percepisce anche uno stipendio darà il suo contributo e realizziamo un oratorio a Platì che aveva anche richiesto Monsignor Morosini. Ecco, questa è la provocazione, così vediamo se ci sono, diciamo, cresceranno altri 'ndranghetisti oppure diamo un'opportunità ai giovani di Platì. L'auspicio dell'opinione pubblica locale è che con queste nuove elezioni il comune di Platì esca da questo limbo e possa finalmente rinascere. Dalle prime luci dell'alba, un'operazione condotta dai militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha permesso di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 27 persone, accusate di essere componenti di un'organizzazione criminale responsabile di una maxi truffa online, commessa attraverso l'accesso abusivo a sistemi informatici. I provvedimenti sono stati notificati giovedì 14 aprile. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria hanno consentito di appurare che l'organizzazione criminale operante nel territorio della Locride mettesse in atto le truffe attraverso l'illecita acquisizione dei codici di accesso di ignari correntisti di un istituto di credito operante sul web, per effettuare operazioni di trasferimento di ingenti somme di denaro in conti correnti intestati fittiziamente a persone inesistenti e di fatto riconducibile ai promotori dell'organizzazione criminale. Alle persone coinvolte nell'operazione vengono contestati i reati di associazione a delinquere, truffa, riciclaggio, accesso abusivo ad un sistema informatico telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso o sistemi informatici o telematici, falsità in scrittura privata, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Al giorno d'oggi sono molto frequenti i casi di truffa online, bisognerebbe cercare di salvaguardarsi adottando alcuni metodi informatici o telematici efficaci per evitare di essere raggirati, come la creazione di un PIN sicuro, aggiornare spesso il sistema, evitare il salvataggio automatico delle password nel browser, evitare la diffusione di dati personali. La Locride sveglia, marcia su Roma. La capitale trema mentre nell'area grecanica si continua a dormire. I sindaci della Locride stavolta sono proprio arrabbiati e gridano vendetta, mostrando i denti e organizzando una protesta su Roma.
A seguito della visita della Commissione Antimafia nel comprensorio, numerose le polemiche tra istituzioni e le reazioni che hanno coinvolto i sindaci della Locride, diversi esponenti della società civile e che hanno chiamato in causa anche la figura del vescovo, che ha sempre dimostrato impegno ed attenzione al territorio. Motivo di questa visita a Palazzo Chigi portare all'attenzione del governo nazionale le emergenze della Locride, prima tra tutte quella della sanità e quelli relativi ai danni subiti nelle recenti ondate di maltempo. In particolare i sindaci di Siderno, Pietro Fuda, e quello di Locri, Giovanni Calabrese, stanno dando corpo ad un'azione congiunta, battendo il tasto dei problemi sanitari. I sindaci di Locri e Siderno più volte hanno indicato la necessità di provvedere ad un forte investimento in questo territorio, richiedendo un piano di organizzazione dei servizi sanitari in grado di migliorare la risposta sanitaria ed adeguarla al reale bisogno del territorio. I locresi ci mettono il cuore e la faccia, nell'area grecanica invece tutto tace. Piano d'azione nazionale Focus 'Ndrangheta colpisce ancora e non vede soste nel suo svolgimento, dispiegando uomini e mezzi di tutti i settori dell'arma. Nella giornata di ieri, mercoledì 13 aprile 2016, oltre 100 uomini della polizia hanno presidiato le principali strade di accesso e di collegamento tra l'abitato collinare di San Batello e la località di Gallico Superiore. Nello stesso momento, ancora una volta, sono state monitorate le centralissime piazze Sant'Agostino e Garibaldi. Con quello di ieri salgono a 41 i blitz della Polizia di Stato, tutti mirati a indebolire i sodalizi mafiosi e la rete di fiancheggiatori delle consorterie criminali mediante controlli alla circolazione stradale svolti in contesti territoriali nevralgici. In particolare sono stati sottoposti a controllo 137 persone e 84 veicoli, nonché effettuati 17 posti di blocco e 4 perquisizioni anche nella ricerca di armi. È stato altresì elevato un verbale per infrazione al codice della strada. I controlli della Polizia di Stato sono anche di tipo integrato, infatti sono stati finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di giochi, nonché al rispetto della normativa vigente da parte dei cosiddetti compro-oro. Nella giornata di giovedì 14 aprile 2016 effettuati arresti per truffe online nella Locride, i militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno completato a seguito di numerose perquisizioni un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 27 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata a reati di truffe online, riciclaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. Le indagini da parte degli inquirenti hanno consentito di scoprire le attività illecite messe in atto dall'organizzazione criminale operante nella Locride. Il gruppo metteva in atto truffe mediante l'acquisizione di codici di accesso di ignari clienti di una banca operante sul web per effettuare operazioni di trasferimento di ingenti somme di denaro in conti correnti fittizi intestati a persone inesistenti, riconducibili appunto ai membri dell'associazione. I reati contestati sono associazione a delinquere, truffa, riciclaggio, accesso abusivo ad un sistema informatico telematico, detenzione, diffusione abusiva di codici di accesso, sistemi informatici o telematici, falsità in scrittura privata, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti dal procuratore capo della Procura di Reggio Calabria, Federico Caffiero De Rao, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. La propensione alla truffa sembra andare di moda nel nostro paese. I reati in aumento in Italia sono proprio quelli informatici, soprattutto in un'epoca ormai votata alla tecnologia, all'abuso massiccio della rete, dalle transizioni finanziarie all'acquisto di merci di ogni tipo, tutto con un click. Strumento indispensabile, paradossalmente come il pane, ma di controterra fertile per gli imbroglioni. In un vasto territorio come quello del comune di Condofuri, la presenza di una figura come l'operaio forestale è fondamentale, in quanto le terre appartenenti al comune grecanico sono per lo più montane e collinari. Oggi questi lavoratori sostituiscono probabilmente la vecchia figura del cantoniere, indispensabili nella manutenzione dei canali di scorrimento dell'acqua ai margini delle strade di campagna, dove vi è più probabilità di accumulo di detriti che possono impedire la discesa fluida delle acque piovane, quindi volte ad evitare disagi causati dallo straripamento dei canali, ma non solo. La figura dell'operaio forestale rischia di sparire dal comune di Condofuri a seguito di una decisione di cui ha parlato in occasione della recente seduta del Consiglio Comunale il consigliere di minoranza esponente di Democrazia e Libertà Bruno Maisano. Nella sua denuncia Maisano svela la volontà dei vertici Calabria Verde di destinare 70 operatori ad altre località. Una decisione, secondo il suo punto di vista, di difficile interpretazione e che lascia veramente increduli perché, come detto, l'operaio forestale è da considerare una risorsa umana importantissima per un territorio come quello di Condofuri, sul quale la loro attività è sempre stata volta per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e territoriale.
Tra l'altro, negli ultimi tempi hanno ancora prestato la loro opera alla manutenzione di torrenti e fiumare classificate ad alto rischio idrologico. Difatti, il comune di Condofuri è stato colpito marginalmente dalle dannose alluvioni che si sono verificate in autunno. Pertanto, il consigliere Maisano ha chiesto che la questione venga sottoposta alla dirigenza dei vertici di Calabria Verde, in modo da rivedere l'organizzazione e che si passi ad un'attenta progettazione che contempli la presenza e l'utilizzo degli operai forestali. Thank you.